La ragione di questo incontro è data dal fatto che il signor Walter Iannacone ha deciso di rassegnare le dimissioni dal comune di Atripalda, decisione che si è concretizzata questa mattina con l'invio di una raccomandata al sindaco del comune di Atripalda. Come contrattualmente previsto, il signor Iannacone ha dato il preavviso di 60 giorni, che è atto dovuto, quindi decorso detto termine, a tutti gli effetti non sarà più un dipendente del comune di Tripalta. La ragione di questa decisione è una ragione che ci tengo a precisare, non ha nessun tipo di nesso con il procedimento penale. Dopo spiegherò il perché, perché rispetto al procedimento penale noi insomma, siamo sempre fiduciosi nell'esito dell'appello, ma è una ragione data dall'opportunità anche al fine di far sì che l'azione amministrativa della neo insediata giunta di cui fa parte anche una parente del signor Iannacone non possa essere in qualche modo turbata dalla vicenda personale che ha visto e vede ad oggi interessato il mio assistito. Diciamo un gesto di opportunità maturato ovviamente con il mio consenso, ma maturato fondamentalmente personalmente da parte di Walter Iannacone all'interno della sua famiglia sostanzialmente, perché dal punto di vista tecnico-giuridico questo gesto nulla toglie e nulla mette alla vicenda, è soltanto il risultato di una serie di considerazioni anche di carattere pensionistico, perché comunque ha maturato già 38 anni e 4 mesi di servizio, quindi con un piccolo sacrificio, diciamo così, in ogni caso, prima della fine dell'anno maturerà gli effetti della pensione con gli incentivi che sono stati dati dalla recente normativa. Quindi, a scanso di ogni dubbio ed equivoco, abbiamo dato occasione di scrivere qualcosa in meno alla stampa, perché sicuramente non potranno parlare di problemi o di ingerenze della parte politica nel lavoro della parte amministrativa consegnato riferimento alla commissione disciplinare del comune di Atripalda, commissione disciplinare che tra le altre cose si è autotuffata nel limbo perché sostanzialmente con quest'atto preso l'8 giugno di sospensione facoltativa dal servizio fino all'esito del procedimento penale si corre il rischio che per 8, 10, 11 anni resteranno così pagati a spese dei contribuenti atripaldesi per il 50% dello stipendio, senza che la procedura abbia un esito alcuno. Forse questo non è stata una grandissima mossa, perché diciamo, ci sono dei dipendenti che hanno restituito, ma molto probabilmente l'unico sistema per l'ente di recuperare il maltolto da parte di persone conclamatamente prive di reddito diverso da quello di impiegato comunale, prive di proprietà mobiliari ed immobiliari, perché basta vedere il risultato del sequestro per equivalente con comunicato stampa che parlava di sequestro per 180.000 euro, mi risulta che all'atto del sequestro furono sequestrate una macchina del 1999 e una del 2004 per, nella migliore delle cose, un valore complessivo di
poche migliaia di euro, e poi di fatto gli effetti del sequestro per equivalente hanno sortito esito positivo per il quinto dello stipendio che veniva pignorato mensilmente, quinto dello stipendio che non verrà più pignorato a questo punto, perché la parte di stipendio che viene ad oggi conferita ai dipendenti sospesi è impignorabile. Quindi diciamo è stata una scelta che probabilmente voleva avere un effetto di carattere diverso, non escludo che sia stata anche consigliata dalla parte politica, però ad oggi l'unico risultato che possiamo dare per certo è che il Comune di Rivalde, che prima stava ottenendo la restituzione di somme, oggi nulla più. Diciamo che il Comune di Rivalde non ha brillato particolarmente quanto alla gestione dal punto di vista disciplinare della vicenda, perché ricordo a me stesso e a voi tutti che il primo provvedimento di sospensione è stato travolto da un provvedimento del Tribunale del Lavoro di Avellino che ha anche condannato il Comune alle spese, e ci avviamo poi a fare un'azione per il ristoro delle somme che sono state trattenute a nostro giudizio indebitamente per il periodo di sospensione che è stata dichiarata illegittima. Oggi, a distanza di oltre due anni dai fatti, dopo che i dipendenti comunali, o meglio che alcuni dipendenti comunali, sono stati sottoposti anche a misura cautelare di carattere giudiziario, perché sono stati sospesi con misura resa dal GIP presso il Tribunale di Avellino per oltre un anno, vengono a gennaio reintegrati, poi questa sospensione facoltativa oggi lascia il fianco, a mio avviso, ad una serie di valutazioni di opportunità, e io mi permetto di ripetere quanto sinora detto, che non sono condivisibili dal mio punto di vista, proprio perché si sta creando un danno ulteriore all'ente. Questa è l'unico. Questo è l'unico risultato. Quando la posizione di Walter Iannacone, lui effettivamente non è stato mai sospeso dall'autorità giudiziaria, e questo diciamo è uno dei motivi che ci porta ad avere un moderato ottimismo per l'esito dell'appello, quando sarà presentato, quando innanzitutto usciranno le motivazioni della sentenza, perché in effetti il giudizio, la sentenza di condanna resa lo scorso mese cozza con il giudicato cautelare, perché il giudice della misura cautelare, che era un altro GIP del Tribunale di Avellino, ritenne di escludere in maniera più assoluta, virgolettato, il coinvolgimento di Walter Iannacone nel falso materiale. Il giudice dell'udienza preliminare, che del rito abbreviato, invece ha ritenuto di condannarlo anche per questo reato. Quindi innanzitutto sono curioso di vedere come ha motivato, smentendo di fatto quello che aveva detto il collega tra virgolette della stanza a fianco, e poi ovviamente sarà oggetto di valutazione dal punto di vista tecnico giuridico nella redazione dell'atto di appello. Per questo ci tengo a ribadire che non c'è nesso tra la decisione di Walter di dimettersi e la vicenda giudiziaria, perché sono due aspetti completamente diversi. Lui si è dimesso per una ragione di opportunità nei confronti della famiglia, una serie di valutazioni anche per la sua serenità personale, alla luce di quello che si poteva innescare, cioè un gioco al massacro dal punto di vista mediatico nei confronti di chi per consenso elettorale ricevuto l'11 luglio oggi si trova a ricoprire una carica anche di particolare esposizione, non solo dal punto di vista della responsabilità, ma anche dal punto di vista mediatico all'interno della nuova amministrazione comunale di Rivalde. Quando avrebbe maturato i requisiti per il trattamento pensionistico? Cioè in pensione sarebbe dovuto andare fra 3 anni e qualche mese, però io credo di approfittare dell'APE, dell'anticipo pensionistico, perdo qualcosa, però vado per le ragioni che ha esposto il mio legale,
me ne vado perché mia cognata deve essere messa in grado di lavorare per l'amministrazione senza che ci fossero illazioni e considerazioni sulla sua figlia. Mia cognata è una persona integerrima, questo l'ho detto anche il popolo dandole 632 voti prima eletta, e dico che anche io ho fatto campagna elettorale per mia cognata e nessuno mi ha cacciato fuori, questo lo dico giusto per, dopo una campagna elettorale fatta sui palchi senza nemmeno pensare alle famiglie che potevano essere, per parlo dei miei figli, i figli di qualche altro, poi degli altri non mi interessa, fare, dire quelle cose sul palco, secondo me è stata una cosa obbrobriosa, però tant'è, ognuno fa quello che vuole, quindi anche, ripeto, anche per evitare, perché sono stanco di essere tacciato di cose per le quali io poi delle quali non sono colpevole, ma questo lo dimostrerà poi il mio legale in sede di giudizio.